Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Rieccoci qui su Tainisia. Io sono Sonatok e ragazzi, siamo qui per tirare le somme su questo gioco. Tralasciando il finale che abbiamo visto nel precedente episodio, e cioè quello che è stato definito caos in qualche modo, c'è da dire che è stato un finale preso d'impulso da parte del giocatore. Non me, ma Corvus in questo caso. Lui non si ricorda nulla di quello che ha fatto per i semi. Lui non ricorda nulla di quello che è successo. Sta pian piano mettendo insieme i pezzi di una memoria scomposta. Quindi, qual miglior nucleo utilizzare se non i personaggi che in qualche modo nel gioco sono significati un qualcosa per lui? Gli hanno lasciato qualcosa, un ideale di libertà, un ideale di purezza, come quello del capitano, e invece una bestialità, un essere atipico da parte della regina sottosopra. Questo, a mio modo di vedere per la precedente run, mischia entrambe le parti di Corvus. Un po' umano, un po' alchimia, animale, corvo. Personalmente penso che quello sia il finale giusto per quanto riguarda le sue decisioni in quella run. Ma qui dobbiamo tirare le somme, dobbiamo scoprire i vari finali. Per fortuna il gioco ci lascia intraprenderli senza ricominciare tutto da capo, ma semplicemente battendo il noi stesso, un boss finale. Quindi, perché non farlo? È tutto molto comodo. Ho un paio di precisazioni da fare però in merito. Tirando un po' le somme di quello che abbiamo visto, tutto questo è iniziato, a quanto pare, con una pandemia che non si sa da dove è venuta, ma c'è stata. In questo regno nessuno sapeva come guarire dalla pandemia finché non è arrivata Esmeralda, che con l'alchimia ha dato a quanto pare speranza a queste persone. Ha utilizzato l'alchimia, ci sono stati esperimenti collaterali, un po' dettato da quello che lei aveva fatto, da quello che lei aveva detto e aperto nelle menti degli alchimisti, un po' da pazzi, perché non c'è altro modo di definirli, come Odur, che ha deciso di sperimentare una nuova specie, di creare un qualcosa di nuovo. Quindi, detto questo, c'è stata confusione nel regno. Si sono venuti a creare nel mare degli sciocchi mostri, si sono venuti a creare altri giganteschi problemi, letteralmente, come abbiamo visto con la regina sottosopra nei giardini reali. E in tutto questo, ai Semis, Esmeralda e probabilmente anche in parte hanno cercato di trovare una cura attraverso l'alchimia. Quindi questo è più o meno quello che noi abbiamo visto, quello che sappiamo. Però, per via delle condizioni in cui il regno versava, c'è stata una rivolta. E questa rivolta ha corrotto tutti quelli presenti nel regno. Per questo abbiamo visto tantissimi popolani, permettetemi di chiamarli così, con scudo improvvisato, con armi improvvisate. Questa rivolta è stata la catastrofe di questo regno che comunque versava in condizioni disastrose. Aiutava gli altri regni che erano stati pervasi dall'epidemia, una volta scoperta la cosiddetta cura, ma la cura era nelle mani di Corvus. Corvus però ha dimenticato tutto. Ha dimenticato come creare questa cura. E qui il gioco lascia il finale aperto a noi giocatori. Come si fa la cura? È una grande ricerca alchemica. Quindi, come tutte le ricette, esattamente come quelle che abbiamo visto per le pozioni qui nel menu, c'è sempre un qualcosa che può andare bene e può andare male. Noi abbiamo fatto una ricetta, abbiamo utilizzato un cuore della bestia che era stata creata con sangue vile più sangue puro e un altro semplicemente di sangue puro. Questo ha portato a un finale di caos. Un po' di persone sono guarite, altre si sono trasformate, quindi il regno è rimasto nel caos. Cos'altro possiamo dire però di questo gioco? Personalmente lo reputo come una gigantesca seduta psicanalitica. Noi siamo Corvus e siamo perché siamo lì, ragazzi. Siamo con Aisemi, qui, nella collina. E in questa collina dei filosofi, noi ci sediamo. Ci mettiamo qui, fermi al muro, e ricordiamo quello che abbiamo fatto. Ci torna alla mente i passi che abbiamo intrapreso per arrivare a quella cura. E Isemis è qui a ascoltarci.
Per fortuna c'è anche Smeralda in qualche modo, Smeralda che ci sente, Smeralda che può darci consiglio attraverso un ricordo che abbiamo di lei. Però è questo, niente più che questo. Noi siamo qui seduti a ricordare con lei. Questo è il gioco, questo è Temisia, in qualche modo. E ci sta, mi piace, per carità, non vedo. Questo mi dispiace, non vedo un finale lungo perché, insomma, una volta che saremo giunti a questi finali, che suppongo saranno tre, sarà uno di purezza, uno di caos assoluto e uno nel mezzo, che è quello che abbiamo già intrapreso. Mi domando però, essendo quasi tutti i nuclei opzionali, così come quello di Odur, per esempio, mutato, forse grazie a queste missioni secondarie si può arrivare a qualche altro finale? Mischiamo un po' le carte, vediamo, sono curioso. Ora, detto questo, perdonatemi per tutto questo, ma ci tenevo a parlare un po' con voi di questo gioco. Rompiamolo, distruggiamolo. Ora, riposiamo al lume e avanziamo di livello. Arriviamo al fatidico livello 25. Oltre a questo, i talenti non dovrebbero più essere sbloccabili. Infatti, il livello si può salire ancora. Quale sarà il prossimo? 50, suppongo. Allora, potenziamo i talenti migliori. Eccomi. Ho potenziato un po' tutto e stavo provando finalmente il mio secondo slot. Quindi si può cambiare così. Naturalmente ci serve tantissima base energetica, però è fattibile. Abbiamo una seconda arma. Ho scelto il giavellotto. È un'arma che mi piace tantissimo. Quindi proviamo ora. I potenziamenti voi li avrete visti in un'accelerazione. Mi sono un po' messo lì a leggere, ragazzi. Ora riposiamoci. E avanzare di livello possiamo, ma sinceramente non me la sento ancora. Abbiamo raggiunto il massimo per quanto mi riguarda. Non voglio proprio distruggere il gioco. E andiamo al ricordo di Corvus. Lo batto, naturalmente, e noi ci rivediamo con uno dei finali. Successivamente a questo, la cosa che voglio fare è andare a battere il primo boss con il nostro livello base. E sono sicuro che possiamo farcela. Quindi sediamoci e battiamo Corvus, battiamoci in qualche modo. Ecco, un'altra cosa da imparare. Chissà quanto sarà debole o forte ora. Chissà se aumenta con lui. Vediamo. Sì, caspita. Vediamo quanto gli leviamo, ragazzi. Poverino. Guardatelo. Speranze. Però. Non scherzo, sono dell'opinione che probabilmente lo faremo anche con qualche pozione che ci rimarrà utilizzata. Credo in tante cose, Corvus, credimi.
Probabilmente sto lasciando il combattimento, ragazzi, perché è davvero veloce. Abbiamo utilizzato solo due pozioni ed è morto, è praticamente morto, non ha più speranze. La seconda fase, per quanto difficile, non ci farà mai consumare tutto. Sempre più entusiasmanti questi combattimenti, ma questa volta, al primo tentativo, naturalmente, dopo averlo battuto nella precedente run, non c'è storia. Non può competere con noi. Siamo nettamente superiori. Purtroppo per lui. Ecco, in questo caso possiamo continuare e scoprire un nuovo finale. Ora. Personalmente, per creare un nucleo puro in qualche modo, non mi verrebbe niente di meglio in testa se non utilizzare Varg e soprattutto Urd. Entrambi, a mio modo di vedere, hanno un nucleo puro. Entrambi, metti di storia. La soluzione, giustamente. Cosa si è sbloccato se andiamo in raccolta? In sapere, suppongo. Sapere comunque, l'abbiamo collezionato tutto. Tutto è stato trovato ormai. No, c'è qualcosa di storia che manca. Queste sono le varie formule. Quindi c'è un punto in cui vengono in qualche modo tipate. Ingredienti, li abbiamo trovati tutti. Dobbiamo completare anche le formule, giustamente. E tornare indietro a riprendere tutto. Scopriamo però questa. Cosa che più mi dispiace è che non c'è un bene o un male, purtroppo. È tutto in qualche modo nella nostra testa. È tutto in qualche modo un qualcosa che noi vogliamo creare. Non esiste una soluzione a questo regno, purtroppo, che non sia una scelta del giocatore. Che scena lunga, come mai? Ecco, le creature erranti si indebolirono e infine perirono. Coloro che erano stati benedetti, invece, divennero ancora più forti. I mostri erano scomparsi. Tuttavia, gli ambiziosi, assetati di potere, si fecero sempre di più. Varie fazioni cercavano di attirare i ricercatori e tutti i regni lottavano per conquistare il dominio delle scienze alchemiche. Eisemis e Corvus lasciarono il regno con la conoscenza ottenuta dalla soluzione di Hermes. Sapevano bene che coloro i quali erano stati corrotti dal potere ne avrebbero bramato altro. Brama era un potere in grado di cambiare il mondo. Quindi, anche in questo caso, dando del bene al mondo, giustamente chi aveva ottenuto il sangue puro è diventato maggiormente forte. E questo ha reso tutti ancora più ambiziosi di potere. No, non è questa la verità. Scopriamo ancora. Ribatto Corvus, ci rivediamo al secondo finale. Per questa run, intendo. Prima di batterlo, però, distruggiamo completamente il gioco. Non serve fare altro, quindi continuiamo a ricordare, non riposiamo al lume, avanziamo e distruggiamo tutto. E dovrei riutilizzare anche quello che avevo preso, finalmente i miei oggetti. Lasciamocene uno, così, per ricordo. Vediamo quanto possiamo avanzare ancora di livello. Beh, due livelli, niente male. Siamo a livello 38. Decisamente sopra qualsiasi mia aspettativa. Ormai non credo che ci siano più problemi a battere Corvus, quanto ci tengo in realtà a fare una run senza utilizzare le pozioni.
Sarebbe carino. Sbagliato sempre meno. Continuiamo a ricordare, torniamo all'oceano dei ricordi. Immaginatevi di dover rifare tutto il gioco con questa forza, anche con quella precedente, in realtà andava già bene, non a livello 1. Saremmo inarrestabili. Ci vediamo al completamento. Rieccoci. Questa volta invece, al contrario della precedente, mettiamo gli occhi sui nuclei più orribili che abbiamo trovato, cioè su un abissale e il nucleo del dio degli sciocchi, i due boss opzionali. Questo sono curioso sinceramente di scoprire cosa ne uscirà. Suppongo che tutti, compresi quelli che virano intrisi sangue puro, si trasformeranno in qualche modo. Suppongo, però, lo scopriamo. La purezza elevata della miscela pose fine definitivamente alla pestilenza. Gli umani divennero irriconoscibilmente grotteschi. Le creature si fecero più feroci e i mutati iniziarono a uccidersi a vicenda, nutrendosi della malattia. Il mondo che gli umani conoscevano iniziò a perire. Corvus, una figura solitaria, emerse dalla collina dei filosofi. Forse questo era l'inizio della prossima fase dell'evoluzione. Il sogno di Odur, sia il dio degli sciocchi che lui aveva creato, l'albero madre trasformato, intriso di pestilenza, sia l'evoluzione naturale che c'era stata sotto i giardini del re, quell'evoluzione non incontrollata, ma semplicemente evoluzionistica che era avvenuta. A questo punto non so quali altri finali ci siano. Personalmente vedo appunto come finali semplicemente quello del bene assoluto, che è quello che abbiamo fatto precedentemente, del mix di due, che è quello che abbiamo fatto nell'ultimo episodio della run, e questo che è il male assoluto. Quindi scopriamo, ribatto nuovamente il mio caro amico e vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare con questi nuclei. Comunque, giusto per informazione, ragazzi, si distrugge come niente. Davvero, non c'è bisogno di curarsi, ormai la vita che gli leviamo è tantissima. Se scegliessimo invece due, a differenza di prima, esseri che non sono stati creati, ma che hanno sopportato bene la mutazione, quindi in questo caso Odor è la regina. Dovrebbe essere lo stesso, però si è sbloccato un achievement, ragazzi. Forse c'è un male peggiore. Sempre la stessa scena. Si può saltare, quindi sì. Saltiamola, è sempre lì. L'ultimo ingrediente. Ho fatto uno screenshot. Mentre la soluzione di Hermes fluiva in Corvus, i ricordi permearono il suo corpo. L'albero gigante diffuse questa ritrovata energia in tutta la terra e un armonioso equilibrio di sangue vile e puro fu elargito a tutti gli esseri viventi. Fu in questo momento che compresero la fonte di tutta la tragedia, l'alchimia. Anche se Corvus era morto, i suoi ricordi influirono sulle generazioni future, portandole a valutare la vera ragione dell'esistenza, dell'alchimia. Un mondo, un tempo sull'orlo dell'estinzione, era ora diretto verso un unico futuro luminoso. Forse un giorno la pestilenza scomparirà, ma fino ad allora la gente dovrà imparare a conviverci. Quindi in qualche modo siamo entrati a far parte dell'alchimia stessa, della nostra pozione. Questo è un bel finale, ma fatemi capire, non c'è possibilità, noi dobbiamo per forza morire. O possiamo scegliere di sopravvivere non muovendoci in quell'attimo? Perché quella cutscene era una cutscene, ragazzi, avete visto il mantello del Corvus che si muoveva così, così come sto facendo io ora? E
stato attivato dal mio screenshot. Forse è proprio il finale così. Proviamo a mischiare altri due nuclei. Sono uscito dal gioco un secondo, brutalmente in verità, perché volevo provare, prima di sbloccare un altro finale, a completare le conoscenze di Corvus. Volevo provare a completare le pozioni. Allora, grazie al... giustamente, con quello che stiamo battendo, grazie a quello che abbiamo scoperto qui nel menu, sappiamo, e non saprei più che cosa aumentare, guardate. Livello 40. Siamo potentissimi. Stiamo dicendo comunque, grazie alla raccolta qui degli oggetti, sappiamo che ci mancano ancora 5 formule. Proviamole. E magari la conoscenza di Corvus in qualche modo aumenterà, però, con tutto quello che abbiamo trovato. Io qui ne ho segnate solo 3. E tutte hanno il pepe nero. Mi sono segnate naturalmente, ragazzi, quando le abbiamo trovate lungo il percorso, una volta che ho capito naturalmente che era l'importante. Iniziamo dall'ingrediente misterioso. Tente, sì. Proviamo. Eccola, circolazione. Riporta l'equilibrio al corpo e regola il flusso sanguigno, migliorando la circolazione. Sì, ma in pratica... è una rigenerazione. Mi serve provarla da qualche parte. Entriamo in qualche ricordo. Oh sì, il mare degli alberi. Che bello. Dove posso andare? Da un nemico base. Sì, vedete, c'è una piccola rigenerazione. È davvero superfluo, però esiste. Quindi ci sta. Vedimi. Proviamo un'altra. Guarda a fianco però che cos'è? La rigenerazione giustamente sparisce una volta arrivati alla vita totale. Ritorno. Vediamo. Cos'è quest'altro? Attaccami. Non è rigenerazione. Forse è l'uso dell'abilità. Proviamo. Questo è il ristoro. Sì, guardate. Ci concede questa volta il ristoro. Un ritorno dell'energia. È utile. Molto utile. Però siamo sempre lì. Per punti... non giustificano l'utilizzo. Questo che mi dispiace. Abbiamo altre. Prima di tornare indietro, ragazzi, stavo abbattendo questi nemici e ho potuto notare che quest'area è stata esplorata davvero malamente. Guardate, lì c'è evidentemente un pezzo di storia. E qui, ugualmente, è una di quelle aree che dovrò esplorare. Lo farò appena finiamo questa missione del recupero di tutte le pozioni. Voglio provare anche questo. Aspetta, da di cose. Cosa mi fai? Non abbiamo il recupero? Che cos'è? Dovremmo leggere dal menu. Raccolta. Favorisce la circolazione sanguigna, aumenta la temperatura corporea e allevia i sintomi di raffreddore e influenza. Mi state dicendo che sono più resistente? Proviamo, colpiscimi. 52. Ora che la pozione finisce. Quanto? Davvero erano così poco reattivi i nemici? 55. A me sembra che questa leggera percentuale sia semplicemente dovuta dall'utilizzo del pepe nero.
che elimina un po' la percentuale di danni, ma non credo che sia questa l'effetto della pozione. Mi ha messo tantissime cose, non capisco l'utilizzo che dovrei farmene. Guardate, guardate quante cose ho lasciato qui. Che vergogna. Molti giorni fa alcuni visitatori misteriosi sono arrivati al villaggio, desiderosi di parlare, ma non ho mai visto di buon occhio quelli che vengono dall'alto. Dopotutto, sono loro che ci hanno abbandonati. Ma fanno parte della guardia reale. Non potevo evitarli per sempre. Mi hanno fatto un sacco di domande sul circo. Questa cosa l'abbiamo già letto. Mi state dicendo che si illuminano nuovamente? Non credo, perché ricordo anche del manifesto. No, il manifesto non lo leggiamo qui. Caspita, è un continuo ripetersi allora. Questa cosa non è bella però. Se ho completato il gioco, se ho completato il mondo, i ricordi devono essere considerati come tali. Eccola, la porta, tra virgolette, porta segreta. Era questo. Davvero, era tutto qua. Questa non l'abbiamo trovata. Gli esuli hanno creato un insediamento che circonda gli alberi sacri. Queste divinità torreggianti ci proteggono dai mostri e dalla pestilenza. I profeti dicono che anche solo il portare con sé un rametto spezzato in un albero sacro può allontanare la pestilenza. Come facevano i profeti già a conoscere la pestilenza? Te parlano di pestilenza in generale. Certo che è inutile questo passaggio. Comunque, scopriamo gli altri. Raziona. Vedo l'attacco e difesa, tutto aumentato possibile. 56. È pochissimo il danno. È pochissimo il tempo in cui dura. Proviamo con lei. Attaccami. È che stanno per finire gli effetti? Da 4 41. Questo era un colpo potente, non vale. 52, 52, ma siamo sempre lì. Cos'era? Era qui in alto, vero che non ho recuperato? Qui bisogna fare un bel giro. No, in realtà bisognerebbe solo andare da qui. Come ho fatto a perdermi tutto questo? Preso da nemici, probabilmente. La differenza con cui riusciamo ad abbatterli è sorprendente. E lo so, potete ben pensare che sono solo nemici livello 1. Ma è anche vero che sono nemici che in precedenza ci hanno dato filo da torcere, tanto filo da torcere. Può essere qui, vero? Sì. Beato ignoto 01. Voglio unirmi al circo per mantenere la mia famiglia. Corre voce che qualcuno sia entrato nella tenda senza mai più uscirne. Ma magari è così buona che a nessuno importa davvero. Il membro del personale mi ha fatto l'esame della salute e ha detto che il mio corpo è proprio quello che stavano cercando. Non ho idea di cosa significhi. Beh, noi sappiamo cosa significa. E mi dispiace per te. 300 sempre. Scudo, eh? 54. Forse la possibilità di iperriare. Mi concedono più margine. Vedo differenza. Rafforza il corpo, i muscoli e le ossa, aumentando le riserve di energia corporea. Si ricarica l'energia? No. È aumentata? Neanche.
Se non altro le abbiamo completate tutte. Oltre che essermi uscito l'achievement, ragazzi, le abbiamo anche potuto vedere dal menu. La nostra conoscenza è completa. Batto Corvus, proviamo a utilizzare altre due combinazioni di nuclei. È sempre un bel combattimento, anche se purtroppo rivivendolo per la quarta, quinta volta, non ricordo neanche più. Inizia a diventare stancante. Ora, detto questo, finalmente voglio provare a mischiare nuovamente quei due nuclei. C'è un qualcosa che è successo, ragazzi, perché è successo qualcosa. Quando ho selezionato precedentemente quei due nuclei, il controller ha vibrato, cosa che non ha mai fatto. Non vorrei che abbia fatto qualcosa facendo lo screenshot, non credo. Ripeto, non credo. Però io non vedo altre soluzioni, eppure il gioco mi segna ancora come finali da sbloccare negli achievement. Salvo che non ci sia uno segreto che non ho ancora sbloccato. Sono curioso, quindi abbiamo nuovamente Regina Sottosopra e ho tramutato. Non è che c'è un ordine. C'è un effettivo ordine in quello che si può sbloccare. Ho disattivato l'input. Come avete potuto vedere, lo stavo giocando da tastiera. Per arrivare fino a qui, intendo. Non voglio rischiare. In questo momento, dopo questa scena, il controller ha vibrato. C'è stato un piccolo movimento di Corvus, che in realtà è successo anche le altre volte. Che mi ha fatto pensare che questa fosse una scena interattiva. Vedete, ora, in questo momento, il movimento di Corvus. Qui, da questo momento in poi. Non è cambiato. È la stessa. È lo stesso. No. Le forze in armonia neutralizzano tutte le reazioni al sangue vile e a quello puro. Tutti coloro che erano stati potenziati all'alchimia persero brutalmente tutti i loro poteri e a Hermes non restò che la gente comune, incaricata così di ricostruire l'intero regno. Anche se per il momento Hermes era al sicuro, la minaccia della pestilenza incombeva ancora. Il problema non era l'alchimia, ma coloro che ne abusavano. Sapendolo, Isemi riprese le sue ricerche. Forse un giorno la pestilenza sarebbe stata debellata. E sì, abbiamo sbloccato, come vedrete anche in editing, gli achievement del finale di questo gioco. E sì, è questa la verità. Complimenti a Overboard Studio. Non mi aspettavo, vedendo soprattutto ora nei titoli di coda, quanti pochi sono gli sviluppatori. Un tale gioco è davvero particolare, come vi ho già detto. È un bel Souls-like, partiamo da questo. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, è invecchiato male. Non lui, ma tutti i giochi Souls-like sono invecchiati male per via dell'uscita di Elden Ring. Se non altro, è come un rivivere un'esperienza precedente, un Dark Souls 1. Questo gioco manca tantissimo la lore. O meglio, è spiegata. E la cosa bella, tratto brutta, di questo titolo è che il tutto è lineare, è spiegato. Anche l'esplorazione, il mondo l'abbiamo visto, non è un mondo gigantesco dove è possibile andare, inoltrarsi, scoprire il piccolo segreto. Sono tante side quest e una missione principale. Il tutto all'interno della nostra memoria. Quindi un qualcosa che comunque già sappiamo, già abbiamo fatto. Un qualcosa di già prestabilito. Cambia la nostra interazione con il finale. Finale, bello, e questa cosa mi è piaciuta, perché c'è la possibilità di prendere nuclei separati da missioni secondarie fondamentali per la trama. Insomma, tralasciando tutto, a meno che non si vuole giungere forzatamente a un bad ending, perché un giocatore non dovrebbe utilizzare i nuclei che abbiamo trovato, i nuclei mutati, i nuclei perfezionati, per far guarire il regno? E perché sacrificarsi in quanto opera che è riuscita di Esmeralda e Aisemi? Personalmente, come
Corvus dovrebbe vivere, personalmente Corvus dovrebbe rimanere qui, in caso di una seconda pandemia. Lasciando questo, il gioco ci sta, è bello, diverte, era vero ragazzi, batte la mano, diverte. Io l'ho giocato in una maniera un po' particolare. Ho voluto sperimentare il livello 1, ho voluto fare maggior parte del gioco livello 1, ma ci sono stati tanti problemi, sono morto tante volte, soprattutto contro i boss più ostici. E questa cosa non mi è piaciuta, infatti. Quando sono arrivate le prime imboscate che non si potevano evitare perché semplicemente ricolme, piene di nemici in ogni direzione. Ok, stavamo parlando di missioni secondarie, ma erano lì. E la cosa non mi è piaciuta, sinceramente. È un peccato, ma non mi è piaciuta. Però tutto trova e ha senso nel momento in cui aumentiamo il nostro livello. Quindi ci sta. Tutto ci sta, a dire la verità, ragazzi. Non c'è nulla che non va in questo gioco. Ora aumentiamo ancora il livello di Corvus. Oserei dire in modo ormai disonorevole. Siamo quasi al livello 50. Abbiamo fatto ben di peggio. E comunque, Varg, a priori da tutto, è stato battuto a livello 1. Non dobbiamo temerlo. Ecco, provo le apprezzazioni. Perché non ricordo più di questo particolare. Comunque, taglio tutto questo. Non ho neanche l'artiglio, giustamente. Sì, il divoratore brandisce gli artigli. Il tutto letto così diventa e ha un'altra valenza. Ecco, ora mi manca il secondo attacco dell'artiglio, però. Niente mossa principale. Tubiri. Tuttora riesce ancora a spaventarmi. Siamo arrivati. Il nostro primo lume. Qui ora dobbiamo per forza battere il guerriero, vero? No, il mio spadone. Prendiamolo immediatamente, voglio utilizzarlo. Lo voglio come arma. Quanto è diventato dura senza tutto quello che avevamo preso. Però sarebbe stato altamente scorretto, a mio modo di vedere, provare a battere Varg con tutto quello che avevamo preso. Insomma, saremmo stati troppo forti. E non sarebbe stato come giocare il gioco, come era stato pensato inizialmente, batterlo a livello 1. Ecco la chiave. Non ricordo più. C'era una seconda postazione dove sedersi? Un secondo lume o no? Perché nei vari ricordi sì, ma qui no. Allora devo sedermi. Ok, la follia di ribatterlo nuovamente a livello 1. Non devo fare lo stupido. Almeno devo avere tutte le pozioni, eh. Ho paura. Devo batterlo naturalmente, riprendendo i timing. Cosa non da poco, perché ormai mi ero abituato a tutt'altro. E non è difficile, sia chiaro. Come avete visto, è fattibile. Si può battere. Il problema è che uno o meno pozioni. E due, se perdo non posso riprovare. Il gioco mi manda avanti e la sua presa è letale per questo livello. Guardatevi, belli come siete. Vedete qui in volto? Sembrava molto più scura la sua pelle, però probabilmente era semplicemente l'ombra. Guarda, ma fammi capire. Dove vai e vai, punti la spada al terreno, bloccando tutto. Infatti. Oh, caspita, la vita, la vita.
Si rifà, si riprova. Era battuto. Ho scoperto in modo molto scorretto, lo ammetto, che è possibile ricominciare da qui senza ricaricare il salvataggio del gioco nuovamente a livello 1 o ricominciare la partita. Basta uscire dal gioco, così come ho fatto l'altra volta, dal menu, e automaticamente ci ritroveremo qui, pronti a ribatterlo. Quindi, riproviamo. Naturalmente, se non riesco, ragazzi, taglio alla volta in cui verrà effettuato il tutto. Immaginate di utilizzare la spada inizialmente già qui contro di lui. Che sogno sarebbe stato. Oh, guardi, Varga. Una volta ripresi i timing, ricordandosi quel bellissimo scontro, diventa super fattibile. Da. Posso perdere. C'è una fase 2. Ora. È battibile. Però la fase 2 in questo modo, ragazzi. Come avevamo ipotizzato, a priori da tutto il gioco ti blocca dal proseguire. E tra l'altro si è appena sbloccato un achievement che dice tu non puoi passare. Quindi non è stato un errore da parte nostra, questa volta non è fattibile. Peccato. In ogni caso, un bello scontro, l'avete visto? È molto fattibile, bisogna semplicemente pararsi con il timing giusto e naturalmente bisogna prenderlo. Il problema di questa boss fight iniziale è appunto il fatto che non si possa ripetere, quindi tu non hai tempo di impararla, non hai tempo di memorizzare il suo timing, purtroppo muori nell'immediato. Però sembrava fattibile dall'inizio e lo è davvero, e ne sono felice di questo. Ragazzi, vi devo ringraziare tantissimo per essere stati qui con me, con Tainisia. Mi rendo conto che è un gioco atipico, infatti le visualizzazioni non sono state tantissime in questi video, però a priori da tutto, essendo un Souls-like e quindi un genere da me amatissimo, ed essendo un'esperienza interessante, ho voluto viverla comunque qui con voi. Poi, lo ammetto, i GDR sono una delle mie tantissime passioni, e anche i giochi che hanno una piccola componente come questo mi rendono felicissimo. Ora provvederò a continuare Tainisia, a sbloccare tutti gli achievement, ma nel frattempo volevo ringraziarvi di quello che fate per questo canale. Lo so, lo faccio ogni serie e a più episodi su tutti i miei social, ma ci tengo davvero. Voi che arrivate fin qui, voi che vedete i miei video, voi che sostenete il mio canale, siete meravigliosi, siete persone fantastiche a mio modo di vedere, siete persone che permettono e mi consentono di avere e portare avanti questa passione, questo sogno, di farlo realizzare. E lo vedete dalla mia faccia, sto inciampando con le parole, però è un discorso che ci tengo a fare, per quanto banale, per quanto sentito e risentito con migliaia di creator, suppongo, ma viene dal cuore ed è giusto che sia così. Grazie, davvero, grazie a tutti. Noi ci vediamo domani con una nuova esperienza e niente, ragazzi. Alla prossima. Grazie mille per essere stati con me. Inizia, allora. Suppongo che una delle cose da fare sia uscire da questo salvataggio, in primis, perché dobbiamo recuperare l'ultimo. E da lì continuare a prendere tutto quello che ci necessita. Piccolo extra per chi è rimasto sin qui. Ragazzi, ero qui a completare gli achievement subito dopo aver chiuso il video.
E una volta arrivato qui, durante la mia esplorazione del primo mondo, mentre stavo abbattendo tutti i nemici, ho aperto questa porta. E guardate cosa è successo. Datela. E legno. Avremmo potuto incontrarla sin dal primo mondo. Oppure sono chiavi che abbiamo ottenuto con le missioni secondarie. Corvus, vuoi chiedere qualcosa? È presente quindi in tutti i mondi principali. E io non l'ho mai trovata. Perché se è così, caspita. Quanto male è stata fatta l'esplorazione. E naturalmente, essendo così, a priori da tutto mi devo scusare con voi. Tendo a essere naturalmente ottimista per quanto riguarda le mie capacità espositive e anche a livello pratico in game. Naturalmente ho diversi problemi, ho diverse lacune. E devo migliorare in tanti aspetti. E per farlo, però, ci vuole tempo. Mi ci vuole tanto tempo, mi ci vuole semplicemente esperienza da accumulare. Quindi grazie mille a voi che siete qui, nonostante le mie problematiche in tal senso, iniziali per questo canale. E naturalmente migliorerò col tempo, naturalmente con l'esperienza migliorerò. Ci tengo, ci spero. Voglio farlo. Ma in ogni caso, voi che siete qui, priori, proprio in questi momenti in cui non sono bravissimo, siete da ammirare e da ringraziare. Quindi, ancora grazie. E sì, sono tanti errori, compresi quelli dell'esplorazione, a quanto pare. Completo il gioco.